L'invisibile, il mio rossetto rosso, è la 25esima storia tratta dal libro Fibromialgia, storie di vite segnate. È la storia di Rosella, una donna di 55 anni affetta da fibromialgia, una parrucchiera che ha fatto del suo lavoro la sua grande passione. A un certo punto della sua vita però iniziò a soffrire con forti mal di testa, dolori diffusi, insonnia e stanchezza. Oltre alla sofferenza fisica, iniziò a subentrare anche la sofferenza psicologica, perché purtroppo Rosella non riusciva a capire cosa le stesse succedendo. Dopo una lunga serie di visite specialistiche ed esami che esclusero altre patologie, arrivò la diagnosi di fibromialgia, o meglio, come la chiama lei, l'invisibile. Alla diagnosi arrivò anche un'ulteriore sofferenza. Accettarla, quella diagnosi, prima di tutto, poi spiegarla e farla accettare agli altri. Era una persona confusa che non riusciva ad esprimere la devastante sofferenza che subiva. L'invisibile la portò a dover cambiare le sue giornate e la sua vita. Anche se tutto il resto, soprattutto il suo lavoro, doveva continuare a essere come sempre, purtroppo si iniziò a percepire un evidente calo, sia da un punto di vista professionale che nella vita affettiva. E lei incominciò a sentirsi dentro un tunnel senza via d'uscita. Il suo corpo sembrava continuamente trafitto da tanti coltelli, uno per ogni muscolo, tanta confusione mentale e annebbiamento. Il suo dolore purtroppo si è cronicizzato e Rosella ha dovuto anche rinunciare al suo lavoro. Ha dovuto organizzare una festa di addio per le sue clienti che tutto credevano che quella fosse una festa di addio. Perché l'invisibile non si manifesta all'esterno, è subdolo, gli altri non se ne accorgono della sua presenza, non lascia segni sul corpo. Si deve sempre indossare una maschera, perché la testa ti dice di fare una cosa, ma il tuo corpo no. Abbandonando la sua professione, Rosella ha perso la sua identità. Non aveva più le sue giornate impegnate, una vita piena di relazioni, di incontri, di viaggi di aggiornamento. L'invisibile aveva rapito la sua esistenza. E Rosella, però, a un certo punto decide di mettersi in ascolto, facendo silenzio dentro di lei per ascoltarlo. E sentì dirle che lui era proprio arrivato nel momento in cui lei incominciò a correre verso chissà cosa. E così la fece scendere da quel treno, lasciandola però nella sua solitudine. Attorno lei ha un grande spazio da riempire, uno spazio chiamato cambiamento. Le chiede anche di non arrabbiarsi e incattivirsi, perché ancora le vuole dare speranza. E può andare avanti ancora, perché ancora ha forza, soprattutto se ama la vita. E se il dolore si raccoglie, ti fa divenire acqua refrigerante, prima per noi stessi e poi per chi sta attorno, perché anche chi sta attorno ha bisogno di essere alleviato. Rosella ha accettato quelle parole, le ha ascoltate bene e iniziò così a dissetarsi di quell'acqua, indossando però sempre un suo insostituibile alleato, il rossetto rosso, che non abbandona mai neppure quando va in farmacia. Ha deciso di stamparsi sul viso un grande sorriso e lo donerà a chi incontrerà, mostrandosi di star bene. Un sorriso però leggero, dice lei, perché anche i muscoli del viso fanno male. Rosella ora è più forte di prima, non combatte più e non si è mai arresa. Vive la sua vita perché la vita va sempre la pena viverla. Chiede solo alla sua compagna invisibile di lasciare che quella sorgente refrigerante continui ad esistere in lei, per potersi sia dissetare lei stessa che dissetare attraverso il suo raccontarsi il bisognoso che si avvicina alla fonte chiamata dolore. Nel prossimo video vi racconterò la storia di Lucrezia, dal titolo Amore, cucina e fibromialgia.